Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Bene ragazzi, appena finita la partita Pisa-Parma, voltasi all'Arena Garibaldi, stadio Romeo Conetani. Bene, che dire, primi 20-25 minuti il Parma ha tenuto fondamentalmente nella propria metà campo il Pisa, non ha dato modo di giocare, diciamo così, di uscire fuori dalla propria metà campo. Però dopo la traversa che ha preso gli Ozzi, il Pisa, diciamo così, ha avuto un sussulto. E infatti il Pisa ha cominciato a macinare. E a macinare, io direi, bene. Poi un bel Marin United Touré. Quindi siamo passati dal 4-3-2-1 al 4-2-3-1. Che dire, un primo tempo, ripeto, appannaggio del Parma fino alla traversa degli Ozzi. Dopodiché, diciamo così, il Pisa ha cominciato, ripeto, a macinare. Si scende negli spogliatoi sullo 0-0. Nella ripresa il Pisa si è visto un altro Pisa. Un Pisa che ha preso coraggio, un Pisa è venuto fuori. Peccato per il palo preso da Beruatto. Io direi, alla fine, una bella difesa per quanto riguarda il Pisa. Bravo Nicolas, 2-3 interventi sono stati risolutivi, diciamo così. Quindi un Pisa poi propositivo, quindi abbiamo visto un bel gioco sia da una parte che da un'altra nel secondo tempo. Poi le sostituzioni, per quanto riguarda le sostituzioni, Ionita è uscito per Tramoni e poi vabbè, poi sono stati fatti altri cambi dal mister, ma io Mortan deve ancora bene, comunque, però e Tramoni deve dare di più, secondo me deve dare di più, perché è un giocatore dalle forti potenzialità e ancora non le sta dando tutte. Quindi il lavoro di D'Angelo si vede, Pisa sta crescendo, anche perché è la seconda partita per quanto riguarda D'Angelo e sono state due partite complesse e complicate, io direi. E quindi bene, il lavoro di D'Angelo, c'è ancora tanto da lavorare, quindi piedi a terra e testa bassa e pedalare. Questo è quanto, però si sta concretizzando il lavoro del mister. Questa è la seconda partita per D'Angelo, quindi la prima in casa, e io direi bene, perché fondamentalmente il Parma è strutturato una squadra, poi ha trovato con Pecchia sicuramente una quadra, questa squadra del Parma, sicuramente una squadra diciamo formata e fatta per la Serie A, o meglio per andare in Serie A. Quindi un Pisa, io direi, che ha tenuto bene testa, e un Pisa che ancora ha fatto vedere, secondo me, il 60-70% delle potenzialità, anche se a fine partita i ragazzi erano stanchi perché hanno dato tutto. Ma il lavoro si sta cominciando a concretizzare, secondo me. Ecco, per chiudere, per dire una cosa così, insomma, ecco, per dire questo, io chiudo nel dire questo, io chiudo dicendo che secondo me abbiamo perso troppi punti stupidamente e abbiamo perso troppo tempo stupidamente e quindi abbiamo perso troppe partite stupidamente. Perché? Perché non si è voluto esonerare un allenatore che dopo il Sudtirol andava esonerato. Questo è quanto. Quindi è inutile andare a cercare, ripeto, Maria per avere, perché non... No, ma lo teniamo. Ah, non si tocca, Marna non si tocca. Marna non si tocca. Se tu l'avessi toccato prima, adesso secondo me saresti in una posizione diversa di classifica. E sicuramente la squadra sarebbe molto più compatta, molto più preparata per affrontare le varie partite e le varie difficoltà che durante il campionato verranno, perché verranno anche i tempi dove ci sarà il calo per tutte le squadre, piano piano ci sarà il tempo dove le squadre veramente che dovranno dire la sua, secondo me diranno la sua. E io credo che una di queste sarà il Pisa. Bene, io mi fermo qua. Se vi è piaciuto questo video, pollice su. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Io vi aspetto lunedì alla trasmissione Noi Siamo Nerazzurri.
Il Pisa resta e tutto il resto passa. A lunedì.